Nel cerimoniale del santuario abbiamo detto c'è questo momento clou che veniva celebrato una volta l'anno e che era quello che riguardava il luogo santissimo dove si trovava l'arca. Abbiamo anche detto che il santuario è costruito e la descrizione viene fatta partendo dall'arca, quindi l'arca è l'arredo più importante del santuario. Come era e che cosa c'era nell'arca? Come possiamo vedere qui, l'arca è riprodotta in grandezza naturale, queste erano le dimensioni dell'arca. Era una cassa d'oro con delle stanghe per il trasporto, come tutti gli altri arredi del santuario, e sopra aveva degli angeli, la rappresentazione di angeli che erano dei cherubini. Poi qui, se mi aiutano, apriamo l'arca. Questo era il propiziatorio, il coperchio dell'arca, che serviva a custodire e a nascondere il contenuto dell'arca. Nell'arca troviamo tre oggetti, due tavole di pietra con i comandamenti e un contenitore con la manna, un bastone fiorito che viene chiamato la verga di Aronne. Questi tre elementi sono particolarmente simbolici perché indicano alcune caratteristiche rispetto alla storia e alla vita di Israele e anche rispetto a Dio. Le tavole della legge indicano che Dio è la legge, cioè Dio si rivela attraverso le regole. La volontà di Dio è nella sua legge. A volte, e questo è utile precisarlo quando si parla, a volte noi pensiamo che Dio ci ispiri. Ecco, la più grande ispirazione che troviamo nell'Antico Testamento circa Dio, ma in tutta la Bibbia circa Dio, è l'ispirazione relativa alla legge. Nei 10 comandamenti troviamo 4 comandamenti che sono relativi a Dio e 6 comandamenti sull'altra tavola che sono relativi all'uomo. I 4 comandamenti relativi a Dio sono: non avrai altro Dio nel mio cospetto, non ti farai scultura né immagine alcuna, non userai il nome di Dio in vano, non ricordati del giorno del riposo per santificarlo. E questo è quello che riguarda la relazione con Dio. Notiamo che i 4 comandamenti comprendono anche non ti fare scultura e immagine alcuna, è importante. L'altro è nei 6 comandamenti troviamo: onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non attestare il falso, non desiderare le cose dell'altro, la donna, la casa, gli animali, qualunque cosa appartenga all'altro. Questi sono i comandamenti relativi al prossimo. Gesù sintetizzerà nel Vangelo i 10 comandamenti: ama il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso. Anzi, non è proprio una parola di Gesù, ma sono due testi che lui riprende dall'Antico Testamento. Quindi esisteva già la sintesi della legge con queste parole. È importante l'ultimo comandamento. L'ultimo comandamento ci fa capire perché abbiamo bisogno dell'intervento di Dio per risolvere il problema del peccato, perché non desiderare, non concupire è praticamente un comandamento sostanzialmente impossibile da attuare, perché noi desideriamo per natura, è il motore della nostra evoluzione, se vogliamo chiamarla così, del nostro progresso. La pubblicità lo sa benissimo, perché la pubblicità ci fa desiderare le cose che non abbiamo, in particolare le cose degli altri. Per questo motivo noi non risolviamo il nostro problema semplicemente compiendo degli atti di rispetto della legge di Dio. Noi abbiamo dentro di noi il male e questo comandamento lo evidenzia e ci fa capire che possiamo essere salvati solo attraverso un atto di Dio. Ed è attraverso questo atto che il sommo sacerdote compieva
ogni giorno e poi una volta l'anno portando davanti a Dio il peccato, e Dio prendeva su di sé con il sangue che veniva sperso sull'arca e sul propiziatorio i peccati del popolo, avveniva l'espiazione definitiva del peccato. Thank you.